Amiche, amici, tifosi pisani, benvenuti o bentornati nel canale. Ci siamo, tra pochi secondi inizierà Brescia-Pisa, una partita importantissima. Veniamo da un periodo molto molto difficile, ma oggi a Brescia dobbiamo assolutamente risalire la china. Quindi, ancora, sempre di più, forza ragazzi, forza Pisa! Io vi invito a mettere mi piace al video così da potermi far crescere e di iscrivervi e attivare la campanellina per non perdervi nessun video di un tifoso pisano, se ovviamente vi farà piacere guardarli e ascoltare quelle che sono le mie idee, le mie opinioni su partite e in generale sul Pisa Sporting Club. Come sempre, forza ragazzi, forza Pisa! Forse ci siamo, fischietto in bocca, via al cronometro, partiti! Forza ragazzi, forza Pisa! Vai! Caputtana! Non c'era nessuno nel mezzo, comunque non si aggredisce l'area di rigore nemmeno a pagarla. Mamma mia, però Mastino sei inguardabile! Mastino sei inguardabile! C'è dalla curva! Hanno buttato un pallone in campo dalla curva! Ma dove esiste? Ma dove esiste? Ma questo è da vergogna! Ci ha bloccato un'azione dall'attacco perché hanno buttato in campo un pallone dalla curva! Ma chi si sta scherzando? Addio! Mamma mia, manca poi ci regalavano un gol! Che voglio dire? Io lo prendevo, eh! Vai Ettore, vai Ettore, vai Ettore! Porca troia, l'ha strozzata troppo! Bella palla, bravi, dai, 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 cazzo, dai! Bella palla, bella palla! Porca puttana, oh, c'è mai nessuno all'area di rigore, eh! Ha ragione, fa delle scroppate tutte le volte, mette anche dei buoni cross, ma non c'è mai un cazzo di nessuno in area! Sul secondo palo, Mastino, vai a fanculo. 3 ore dopo ci sei arrivata. Ha ragione, mandalo a fanculo, Peruatto. Dai, 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 che ha fatto una cazzata. Dai, che ha fatto. Tira, tira. No, Tramoni, Tramoni. Ha fatto una grande osa. Lì ci stava a tirare, lì doveva tirare. Mamma mia, che tiraccio, ciabattata, ha tirato Tramoni. Porca miseria. Oh, mamma mia, che miracolo ha fatto Nicolas. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. San Nicolas, ancora una volta. Mamma mia, cosa ha preso. Mamma mia, cosa ha preso Nicolas. Mamma mia, mamma mia. Anche stavolta, un'altra volta di testa, l'hanno ripresa loro su difesa piazzata, su difesa piazzata. È andata bene, ma si continua a essere duri come le pine verdi, eh. Su difesa piazzata le pigliano tutte loro di testa. Cazzo. Finisce ora il primo tempo fra Brescia e Pisa, 0-0, un buon Pisa onestamente, più Pisa che Brescia, si vede che sono due squadre intimorite, Brescia per la posizione in classifica e Pisa per il periodo che sta vivendo, però un buon Pisa, un buono 0-0, speriamo nel secondo tempo di sbloccarla, ma soprattutto di portarla in fondo e come sempre, forza ragazzi, forza Pisa! Le squadre sono in campo, via, partito il secondo tempo, forza ragazzi, forza Pisa! È importantissimo portare i 3 punti a casa oggi, un po' per vendicare il 2009, un po' per rientrare nella zona playoff e poi giocarsela tutta venerdì prossimo in casa con la Spal. Cazzo, andiamo! Solo! Era Marin, non era Mastino. Ma non si può lasciare solo un giocatore del genere! Ci sono una difesa che fa ca! Una difesa che fa calo, vogliamo dire? Va! Fallo! Ma vaffanculo, vai! Ma non è possibile, eri solo, eri un rigore in movimento!
Ma ragazzi, ma andiamo tutti al mare, vai. Ma andiamo tutti a fare una scampagnata. Ma come si fa? Ma come si fa a sbagliare questi go qui? Gargiulo, Gargiulo. L'ha buttata a Bergamo, l'ha buttata. Eccolo! Chiamo! Chiamo! Chiamo ragazzi, chiamo! Masucci ancora, è l'unico che lotta fino in fondo. Andate a fanculo, chiamo! Dai, dai, manca più di un quarto d'ora. Dai che si riparta, dai che si riparta! Ma se bisogna essere aggrappati a un 38enne di Bono che ci mette l'anima e ragazzini che un corrano. Affanculo. Dai, lamentiamoci del tempo, dai, lamentiamoci del tempo che perdano tempo se Gargiulo l'ha buttata in culo al budello di sua mamma. Dai, è colpa del tempo. Maremma puttana, Palermo perde, la Regina perde, l'Ascoli pareggia e il Modena perde. E noi bisogna stare sempre a ganghi qui a Brescia, merda. Oh, cazzo. Vanno sfruttate, bisogna essere più decisi però. Non sapeva più se tira di destro o di sinistro. Tira una puntata e dove va, va. Vedi però, si perde tempo, non si riparte. Guarda, calmo, calmo, mancano 2 minuti. Calmo, calmo. Allora ditelo, cioè. Finita. Finisce 1-1, il Pisa l'ha ripresa, sembra che siano abbastanza soddisfatti i calciatori. Mi sembra che quando abbiamo raggiunto il pareggio non ci sia stata quella foga agonistica per poterla ribaltare. Questo mi infastidisce un po', onestamente. Poi magari l'ho vista male io e ora vedo tutto nero. Però questa è stata la mia sensazione e questo non mi è piaciuto. Anche visti i risultati delle altre, vincere oggi sarebbe stato fondamentale e ci avrebbe rilanciato di nuovo nella zona playoff. Ora andiamo a giocarci l'ultima venerdì sera con la Spal che ha perso contro il Parma, quindi è pressoché spacciata, ormai è vicinissima la retrocessione, però dobbiamo dipendere dagli altri. Invece se si vinceva, non dipendeva tutto da noi, vincendo si andava ai playoff. Questa è stata un po' la mia sensazione, comunque l'abbiamo ripresa, visti le ultime partite, visti gli ultimi risultati, andare sotto e poi riprenderla è comunque un elemento positivo. E ora ci aspetta l'ultima battaglia, venerdì sera contro la Spal. E come sempre, forza ragazzi, forza Pisa!